Recentemente andata in pensione, aveva occupato senza titolo un alloggio popolare assegnato ai genitori ormai deceduti di circa 120 metri quadri in zona Vulcania. La donna, ex dipendente di un ente pubblico locale, aveva dichiarato agli enti istituzionali preposti, tra cui i vigili urbani, di abitare la casa, cercando così di approfittare dei vantaggi della normativa che consente al prossimo congiunto che vive nella casa dell'assegnatario deceduto di continuare ad abitarla con possibilità di futuro acquisto. La donna ha quindi reso dichiarazioni in tal senso, manifestando l'intenzione di volerla riscattare al prezzo di 30.000 euro, così come riferito ai poliziotti. A seguito di accertamenti, però, l'istanza di riscatto era stata rigettata, innescando un procedimento civile promosso dalla presunta avente diritto. In realtà, però, a seguito di indagini, i poliziotti hanno dimostrato effettivamente che la donna non abitava in quell'abitazione, che tra l'altro si trova attualmente in stato di totale abbandono, inagibile, senza luce e gas. Per questi motivi, la donna è stata indagata in stato di libertà per il reato di occupazione abusiva di alloggio popolare.